verso i 6-7 anni. Mio padre mi portava un po' in giro per le rovine di Roma, Palatino, di qua, di là, e io mi interessavo a questi pezzetti di marmo. E mio padre mi diceva un po' i nomi. Cominciai a raccogliere una quantità di pezzetti e così nacque questo mio interesse per i marmi. Chi si aggira ancora oggi per il Palatino, per i fori, per le rovine di Termi e di monumenti, vedrà tra i sassi la terra smossa, soprattutto dopo la pioggia, spiccare piccole scaglie e frammenti di varia sorta di marmi colorati. Questi frammenti non sono pietre originarie del suolo di Roma, ma vengono da tutte le parti dell'impero. Mi ricordo che mio zio Umberto, quando feci la prima comunione, mi regalò l'edizione del Corsi delle pietre antiche. Eccolo. Incredibile. Sembra questo. E questo significò molto per me. Lo lessi e lo rilessi infinite volte, mi ricordo. E prima c'era qualche cosa, appunto, questo testo più che altro teorico, De Antiquis Marmoribus, di questo Cariofilo, che cita tutti quanti gli autori latini e greci di cui si era a conoscenza allora, però senza una identificazione delle pietre. Lui cita solamente le fonti, senza metterle in rapporto con i marmi corrispondenti. Però il primo libro che abbia congiunto una conoscenza diretta del marmo e si è riuscito a identificarlo con i nomi antichi tramandati da Plinio, da Solinus, è stato Faustino Corsi, quindi ha fatto un'opera molto importante. Gli scavi di Ercolano, di Pompei, eccetera, hanno contribuito senz'altro a questo interesse per il marmo romano, perché basta che pensiamo all'opififo delle pietre dure a Firenze. I granduchi mandavano a cercare marmi a Roma e ci sono ancora diversi pezzi. Via degli Alfani. Per quanto, pensando al Corsi, una delle cose più interessanti non sono tanto i marmi antichi, quanto moltissime pietre moderne, scarsamente documentate, per esempio. Quando vediamo delle pietre in uso in età antica, sappiamo che sono pietre antiche, e le altre, di cui non vediamo nessun frammento in monumenti antichi, sono pietre moderne. Per esempio il Corsi, quando parla della breccia gialla e nera, dice che è antica, invece non è antica. Dice che raramente si trova nei monumenti antichi, non si è mai trovato. C'era un grande interesse a Roma, già prima di Faustino Corsi, a fare delle collezioni di marmi antichi, per lo più tutti della stessa grandezza, che si vendevano ai turisti. Soprattutto il Belli, i due fratelli Belli, Francesco e Tommaso, fecero delle collezioni bellissime di marmi, e pezzi molto felti benissimo e tagliati meravigliosamente, perché li tagliavano a mano. Poi non si potrebbe fare una collezione così con le macchine moderne, perché sono molto friabili molti marmi antichi. Allora si scagliano un po' con le macchine elettriche. Invece loro lo facevano con una macchina che si chiamava arrotino, che è una specie di ruota a pedale che gira. Prendevano il pezzo di marmo e a mano lo tagliavano. Thank you.
mi interessai su tutte le fonti possibili antiche. E allora cominciai a raccogliere appunti e pensai perché non riscrivere il Corsi. Conoscevo bene Enzo Crea, che era molto bravo. E aveva messo su questa piccola casa editrice che si chiamava la casa dell'elefante, mi ricordo. Allora insieme progettammo anche la forma, i caratteri, eccetera, la carta, tutto quanto insieme. Perché sfogliavo l'Ipnero, Tomachia, Polifili e mi cadde con gli occhi su questa stampa che rappresenta questo signore che si aggira in mezzo alle rovine. Piacque anche a Crea e decidemmo di fare questa copertina qui. La pietra più famosa del deserto orientale, la pietra romana per eccellenza che passò in progresso di tempo a simboleggiare lo stesso potere e dignità imperiale, è di gran lunga il porfido rosso, chiamato in antico dal colore della porfora, porfira, col nome di Porfirites. La fortuna del porfido rosso in età romana, e forse già tolemaica, è legata, oltre che alla sua naturale bellezza, alla concezione della porpora come colore reale o imperiale. Il tempo che ho dedicato al libro l'ho dedicato contemporaneamente alla raccolta di pezzi di marmo, eccetera. Cominciai a fare quella che poi diventò la mia prima raccolta di marmi. Ne raccolsi parecchie, perché allora si trovavano con grande facilità. Ancora c'erano vecchi marmorari in tante parti, ve n'era uno a Via Baccina, Rossi, a Panico, poi tanti altri nomi che sono citati, turchi, fiorentini. C'era un grande interesse per queste cose ancora. Uno che aveva qualche bel pezzo di marmo era San Giorgio, era un antiquario serio che stava al mezzanino di Palazzo Borghese, no? Giorgio San Giorgio. Il CNR finanziò diversi miei viaggi per cave antiche. Mi sembra che la prima cava dove andai fosse quella del giallo antico, del marmo di Numidia, in Tunisia, quasi ai confini dell'Algeria, sul fiume Megerda. Era stata sfruttata un po' dai francesi intorno ai primi del 1900. Poi abbiamo fatto esplodere con la dinamite alcune parti, per cui il marmo si era molto rotto anche in altri luoghi. C'erano dei blocchi abbandonati che io comprai lì da una ditta di marmi che lavorava ancora lì. Portai qui una grande colonna. Questa colonna stette qui per molto tempo, perché l'ha presa in due viaggi. In un viaggio un pezzo, poi ne ritrovai un altro pezzo e lo portai qui. Poi andai nel deserto orientale egiziano, dalle cave del Porfido. Come base poi c'era Hurghada, perché le cave del Porfido sono a circa 40 chilometri all'interno da Hurghada. Un ingegnere minerario egiziano, molto simpatico e copto, mi ricordo, che mi accompagnò, perché in questi posti poi si dormiva così, dove dormivano i beduini, quindi c'erano dei giacigli di paglia, ahimè con delle cimici. Questo signore mi considerava un po' effeminato, perché delle volte io, insomma, non ero così felice di dormire su questi paglieriggi con le cimici.
Lui invece stava benone. Il posto è molto bello. Trovi le ciotole ancora con le lenticchie che ti posso dire, abbandonate lì da secoli. Non c'è più andato più nessuno. Io vado un po' a fissazione. Per molti anni io studiai la poesia greca e la lessi praticamente tutta. Allora pensai, non so come bene, di interessarmi di sanscrito. Feci con Tucci la mia tesi di laurea. La mia tesi di laurea fu la traduzione del Tantrasara di Abhinavagupta, uno dei più grandi, se non il più grande, pensatore dell'India. E si è occupato molto anche di teatro e di estetica e di critica d'arte, cosiddetto rasa, che vuol dire gusto. Ed è quel gusto particolare che uno prova assistendo a uno spettacolo, originariamente. Poi questo rasa si colora secondo i nostri vari sentimenti. Quindi abbiamo un rasa erotico, un rasa eroico che ci sarà in una scena di battaglia. Problema che si pongono gli indiani: che differenza c'è fra un sentimento ordinario e un sentimento estetico? Che il sentimento estetico è vissuto indipendentemente dalle categorie dello spazio e del tempo. L'eros è quello che fa sì che questo sentimento si trasformi in rasa. Tutti volle che io ripubblicassi, ricercassi le iscrizioni nepalesi di epoca Gupta, cioè del VI-VII secolo. E allora io andai in Nepal, in quell'epoca mi meravigliava un po' tutto, le varie usanze, questi palazzi bellissimi, tutti fatti di legno, inciso, perché Kathmandu significa padiglione di legno, in fondo in sanscrito. Molti non avevano mai visto un europeo, c'era un solo albergo, che era diretto da un russo bianco, che mi ricordo ancora, che era un vecchio palazzo di Maharaja, adattato albergo, con moltissimi inquietanti tigri in queste stanzone dove io dormivo. Mi dava un po' noia dormire in mezzo a tutte queste tigri, perché mi sono occupato di buddismo, mi sono occupato soprattutto di shivaismo, mi sono occupato di paleografia indiana, eccetera, eccetera. Anche il marmo è variato, ma insomma un po' di meno. '69 venni a abitare il secondo piano, che era l'unico che era stato liberato dai polli e sommariamente ripulito, insomma. Ci sono due specie di draghi che io feci con delle teste di coccodrillo messe in queste ossa. Questo è un osso di ariete, mi ricordo. Questa è una scapola di cinghiale invece, che ho trovato per caso, ma mi funziona benissimo come coda. Quello invece è un corno di bovero, con la coda fatta con un dente di squalo fossile. Delle pitture cinesi che rappresentano 10 punti di vista di una stessa roccia. I cinesi davano grande importanza a queste rocce un po' bizzarre.
sotto vetro, perché mi capitarono dei pezzi di vetro antichi del 1700 che io tagliai. Qui c'è però un animale più raro, che è un basilisco, il quale lo feci io come fosse un fossile. E questa è una paesina, che sono molto rare così grandi, perché erano comuni relativamente nel 1600, ma ora non nessuno più ha la pazienza di segare un blocco che poi non sa dentro se sia buono o non buono. Sono del lapislazzolo che presi a Pescara, volevo dipingerlo con delle scene marine, ma mi sono annoiato e non l'ho più fatto. Questi miei interessi sono connessi. È sempre la stessa cosa, perché il marmo, i manoscritti indiani, le iscrizioni nepalesi, io non ho fatto altro che... Sono un restauratore, ecco. Io ho sempre la stessa tendenza c'è stata in tutte le cose. Evoluzione minima.